Buongiorno a tutti, vi faccio vedere in anteprima una delle maglie che userò l'anno prossimo nei video di Mister Lo Sport e Blog. E voglio fare questo video a risposta e a facciamo una breve discussione, un breve dibattito sul Milan, perché il grande, il mio meraviglioso amico Catto ha detto che il Milan deve essere più operaio, più proletario, più meno borghese. Più operaio, più da lotta, più da battaglia, come il Milan nel 1999 di Alberto Zaccheroni e Oliver Bierhoff e compagnia bella. Ma caro Catto, io voglio dissentire su alcune cose che hai detto in quel video. In alcune cose sono d'accordo che il Milan deve tornare, che il Milan deve essere al tavolo dello scudetto, che il Milan deve lottare, che il Milan l'anno prossimo si può inserire. Se qualcuno va male, si può inserire nella lotta a scudetto, come vogliamo tutti. Ma io, caro Catto, ti dico una cosa: il grande Milan di Alberto Zaccheroni, che ci ha fatto godere come Ricci a Perugia, perché la Lazio si è letteralmente suicidata nelle ultime 7 giornate, l'anno dopo, cioè l'anno 99-2000, l'anno successivo allo scudetto, ha fatto letteralmente schifo con Andriy Shevchenko in campo. Attenzione, uscendo dalla Champions League con il Galatasaray, ha fatto tornare Cesare Maldini perché è stato esonerato Alberto Zaccheroni. Poi è arrivato quell'indegno di Fatih Terim che ha fatto ancora più schifo, tranne vincere un derby 4-2 in rimonta. Finché non è arrivato Carlo Ancelotti, finché non è arrivata di nuovo la borghesia, finché non è arrivato i nuovi campioni con Ancelotti, Berlusconi, Seedorf, e che quando poi se n'è andato Alberto Zaccheroni, che aveva preso Oliver Bierhoff, aveva preso Coco, era arrivato Guglielmo In Pietro e quell'indegno di Jens Lehmann, aperto e chiusa parentesi, ma dopo lo scudetto del 99 abbiamo fatto schifo fino all'anno della Champions del 2003, fino al 2002-2003, perché poi si è tornato a comprare i campioni, si è tornato a investire. Io voglio Arnaud per prendere gente come Thiago Silva. Avete visto la partita di Thiago Silva ieri? Beh, Thiago Silva vale più di Duarte e Musacchio messi assieme e Gabbia, vale più dei miei tre centrali da solo, da solo. Thiago Silva, 35 anni, gioca a fianco di Romagnoli, aperta e chiusa parentesi. Io voglio i campioni, io voglio vincere. Perché, caro Catto, tu dici che Elliot è una proprietà serenissima. Io ti do un altro aggettivo per Elliot, sono quasi degli strozzini, perché Elliot, caro Catto, forse tu non lo sai, ma forse lo sai e non lo vuoi dire, è un fondo speculativo, è un fondo di recupero crediti. A Elliot del Milan, di vincere col Milan, non gliene frega una mazza. Il piano di Elliot è recuperare i soldi spesi con Yongongli e poi vendere, sperando che arrivi Arnaud, perché se si fa lo stadio, lui rialza il prezzo. Arriva a quel milione di euro prestato a Yongongli nel 2017 e recupera i soldi. Questo è l'obiettivo di Elliot. Poi se riesce anche a vincere, ben venga. Ma bisogna ringraziare zio Zlatan Ibrahimovic. O noi facevamo schifo. Noi ai preliminari di Europa League, se non c'era Zlatan, difficilmente ci saremmo arrivati. Perché zio ti ha portato cattiveria, campione, un po' di titoli sui giornali, magliette. Per questo servono i campioni. Io voglio Isco, Bale, Thiago Silva e altri campioni. Perché io voglio vincere le coppe. Io non voglio giocare come fa Ivan Gazidis e il suo schifo di progetto giovani. Io non voglio prendere i giocatori e rivenderli e non vincere mai una mazza. Perché il suo Arsenal, caro Catto, quando c'era Ivan Gazidis, sono scesi in piazza i tifosi inglesi che non sanno cosa sia la contestazione perché lo volevano uccidere. Quindi attenzione a elogiare Ivan Gazidis che vuole soltanto vedere il profitto e le coppe le alzano gli altri. Io voglio vincere, io voglio i campioni. Quello è il progetto vero che bisogna fare con Arnaud. Questo è il Milan, non quello che dite voi, proletario. Che vince uno scudetto ogni morte di papa e poi fa schifo l'anno dopo.
Quello, il Milan di Zaccheroni, quello è stato. Fatto bene il 98-99 vincendo il campionato perché la Lazio si è suicidata e poi ha fatto schifo l'anno successivo e l'hanno esonerato. Quindi questo è. Poi sono d'accordo con te che il Milan deve tornare al tavolo, che deve lottare. Però alcune cose, caro Catto, a me non sono d'accordo. Perché se vuoi vincere, è come ha dimostrato anche la Champions. Ieri il Paris Saint-Germain, ci vogliono i campioni, poi il gioco viene da sé se hai una buona guida tecnica, ma se non hai i campioni, arrivi agli ottavi, arrivi in semifinale, arrivi ai quarti, ma non vinci, le coppe le alzano gli altri e io voglio vincere, non voglio guardare gli altri giocare le finali e stare a casa a guardare la TV, io voglio vincere, per questo voglio Thiago Silva, voglio Bale, voglio Isco. Modric, perché quelli sanno vincere, sono campioni. Per carità, il progetto di adesso va anche bene per tornare in Europa, ma una volta tornati in Europa, quella che ci compete, bisogna vendere. Io voglio Arnaud, io voglio Arnaud. Quindi questo è. Quindi questa piccola precisazione, vi saluto, vi mando questa è la maglia che userò. Molto spesso l'anno prossimo nei video, nelle live, è una maglia che mi hanno, ringrazio Mario Mucci che me l'ha regalata, è una maglia bellissima del Milan Junior Camp di qualche anno fa, sta benissimo, è veramente meravigliosa. E quindi questo è, hashtag io voglio Bale, hashtag io voglio Arnaud, io voglio vincere. Se vi è piaciuto questo video fate crescere anche Mister Lo Sport e Blog, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!